Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. In questo video vediamo un nuovo metodo per creare un server di Minecraft accessibile a tutti e completamente gratis e soprattutto semplice per poterlo realizzare. Questo metodo è molto utile nel caso noi non sapessimo o non volessimo aprire le porte del nostro router per far entrare i nostri amici, perché il programma è in grado di far entrare i vostri amici anche senza aprire le porte del router. L'unica raccomandazione prima di iniziare questo video è quella che se non avete un PC decente con almeno 4 giga di RAM non potrete farlo, semplicemente perché il programma richiede un utilizzo della RAM abbastanza alto e anche della CPU, quindi se non avete un PC almeno un po' performante, lasciate perdere. Detto questo, iniziamo subito. Andate sul link che vi lascio in descrizione sotto questo video. Dopodiché dovrete attendere 5 secondi e cliccare in alto su skip. A questo punto vi porta su questo sito dove dobbiamo andare in basso e cliccare su Download for Windows. Se non avete questo sistema operativo siete fregati perché non potrete farlo. A questo punto attendiamo che finisca di scaricarlo. Una volta scaricato andiamo nella cartella dove si è salvato il pacchetto, lo selezioniamo e facciamo un tasto destro estrai qui. Vi appare una cartella che noi andremo ad aprire e avvieremo localminersetup.exe. Cliccheremo su accetto e automaticamente partirà l'installazione. Io non lo faccio perché già lo ho installato. Quando finirà l'installazione si chiuderà automaticamente il setup e noi dovremo avviare il programma attraverso l'icona che si sarà creata sul nostro desktop. Una volta avviato il programma, clicchiamo semplicemente su Get Started. A questo punto ci siamo, quindi iniziamo a creare il nostro server, dandogli innanzitutto un nome. Io completamente a caso lo chiamerò Cavalli. Su Choose Version inseriamo la versione di Minecraft utilizzabile per questo server. Io lascio tranquillamente la 1.18.2 che è la più recente per il momento, mentre su Maximum RAM andremo ad inserire 4 GB, nemmeno né più, altrimenti potreste avere dei problemi per farlo partire. Su Maximum Player in realtà c'è da fare un test, magari invitate più persone nel vostro server partendo da un 40 player. Se vedete che il server non lagga potete lasciare il massimo di 40 player o anche rischiarvela con i 60, al massimo l'unica cosa che accade è che il server lagghi. Siete voi a decidere, potete aggiungere anche il massimo che sarebbe 200 player, ma in primis dovete avere un PC potente e soprattutto una buona connessione ad internet. Io inserisco 20. Sul server type avete la possibilità che con la versione cracked potete aggiungere i plugins nel server, quindi le varie mod, mentre nella versione online il vostro server sarà completamente vanilla, quindi senza l'utilizzo di alcun tipo di mod. Una volta deciso questo andiamo su Choose Region e selezioniamo Europa, clicchiamo su Start e aspettiamo che il nostro server venga creato. Una volta finito vi appare qui in alto la scritta Saved e a questo punto dobbiamo andare in alto sulle tre stringhe e cliccare sull'ultimo pulsante. A questo punto ci ritroveremo di nuovo su questo sito e noi dovremmo andare in basso dove c'è scritto Fix Errors e dobbiamo scaricare tre file che sono importanti per far avviare correttamente il server e per non avere bug. Iniziamo da adoptium.net dove andremo a cliccare su latest LTS release, poi andremo anche ad aprire il sito a fianco, quindi java.com, e cliccheremo su download java e infine dobbiamo aprire questo sito, quello in cui c'è scritto AUF token. Andremo a fare la registrazione, ma se utilizzate l'account di Google ci mettete solamente 2 secondi, quindi clicchiamo su login with Google. Perfetto, siamo dentro. A questo punto ci rechiamo in alto su your AUF token e clicchiamo su copy. Andate nella cartella dove avete scaricato i due setup e installate entrambi i programmi. Io non lo faccio perché già l'ho fatto.
Una volta installati entrambi i programmi, riavviate Local Miner. Una volta riavviato, andate sul secondo pulsante, quindi sempre sulle tre stringhe in alto, secondo pulsante. Su Auth Token incolleremo quello che abbiamo appena copiato. Su Choose Server scegliamo il file, andiamo su questo PC, disco locale C, Local Miner, Server, Cavalli, nel mio caso è il nome del server, quindi voi dovrete aprire la cartella che contiene il nome del vostro server. E infine apriremo il file .jar. A questo punto su Maximum RAM inseriremo nuovamente 4 GB e su Choose Region inseriremo Europa. A questo punto clicchiamo su Start. Benissimo, ci caricherà il server e si aprirà anche la console a breve. Intanto l'IP per accedere al nostro server è quello che vedete in basso di colore verde, che possiamo già iniziare a copiare con Ctrl più C. Dopo all'incirca 30 secondi, al massimo un minuto, vi apparirà la console che creerà il vostro mondo e soprattutto genererà i file che serviranno per il server. Comunque adesso lo dobbiamo chiudere perché dobbiamo impostare il nostro server accessibile anche a chi non ha acquistato Minecraft e utilizza il T-Launcher, o comunque un launcher che permette di giocare a Minecraft anche se non lo si ha acquistato. Comunque non preoccupatevi, per chiudersi ci metterà un minuto o due, letteralmente. Perfetto, si è chiuso, andiamo ad impostare il nostro server accessibile anche a chi non ha acquistato Minecraft. Quindi andiamo sull'Esplora File in basso, disco locale C, Local Miner, Server, nome del server, andiamo in basso su Server.properties, tasto destro, apri con, andiamo in basso dove ci appare Online Mod, esattamente questo qui, e dovremmo cancellare True per scrivere successivamente False. A questo punto chiudete e salvate e startiamo nuovamente il server. Stavolta ci metterà meno tempo ad avviarsi. Quando ci appare scritto Done possiamo avviare Minecraft per poter giocare nel server che sarà online. Mi raccomando, lasciatelo sempre aperto, altrimenti se chiudete questo il server si spegne. Intanto ricopio l'IP qui in basso e lo incollo da quella parte. Eccoci, andiamo su multigiocatore, aggiungiamo il nostro server su indirizzo del server, clicchiamo su fatto e come vedete ragazzi è completamente online. Entriamo subito. Sicuramente nel video sembrerà che il server laghi, ma in realtà è veramente fluidissimo. Adesso non vi resta che mandare lo stesso IP ai vostri amici per poter giocare senza lag e in maniera molto semplice. Ah, un'ultima cosa molto importante: in pratica ogni volta che chiuderete Local Miner dovrete sempre inserire il vostro token, quindi vi consiglio di salvare il token su un file di testo in modo tale di avercelo sempre a portata di mano. Detto questo, ogni volta che vorrete avviare il server dovrete avviare Local Miner, andare sulle tre stringhe, cliccare sul secondo pulsante, inserire il token e tutto il resto che abbiamo fatto prima e il server si avvierà. Detto questo, io vi saluto, ciao e alla prossima da Mary Light.